Buongiorno amici lontani e vicini, siamo con il vicepresidente della circoscrizione di Vulcano, Angelo Messina. E allora vicepresidente, parliamo subito della stagione turistica a Vulcano. Qual è al momento la situazione? La situazione attuale è che in questo momento abbiamo aperto un po' di cantieri che contiamo di chiudere entro la metà di giugno e stiamo avviando questa stagione turistica in modo un po' travagliato, però ce la stiamo mettendo tutta per andare avanti e per cercare di non far mancare niente agli operatori dell'isola. Certo, per questa isola cantiere insomma tantissime le lamentele sia da parte degli isolani che anche da parte dei vacanzieri, perché non è bello arrivare sull'isola e ritrovarsi un cantiere, perché proprio la zona al porto è un cantiere, a parte le strade sventrate per il depuratore, la rete fognante. Questo sì è un problema, diciamo che i lavori andavano fatti, per esempio quello nella via centrale, la via Anna Magnani. Bisogna dire che questo lavoro abbiamo scelto noi di farlo perché la soluzione era o non farlo completamente e perdere il finanziamento o farlo e sacrificare anche a metà di giugno. Abbiamo scelto di farlo perché di questi tempi, con queste crisi che c'è, è difficile avere altri finanziamenti e quindi contiamo che entro giugno la strada è fatta e resta all'isola. È un lavoro, un sacrificio adesso, ma resterà all'isola e quindi sarà un vantaggio per tutti. Diciamo che le lamentele sono un po' amplificate, tante volte si esagera perché per piccole cose si crea una marea di polemiche. I lavori ci sono, l'isola diciamo sarà dotata di un depuratore e di un dissalatore che è qualcosa che sarà sufficiente per l'isola e che è necessario, sono lavori che andavano fatti. Fatto sta che il depuratore ai piedi del vulcano è pure contestato dall'UNESCO, che recentemente con una nota ha bacchettato l'amministrazione. Questo è vero, diciamo che il depuratore, la possibilità di scegliere è stata data all'amministrazione precedente, non si è deciso e quindi il ministero ha deciso dove farlo. Dove farlo, dove non farlo, in qualche posto va fatto, perché adesso la situazione attuale non è bella, non c'è un sistema fognario. Questo sarà sicuramente nel futuro, sarà qualcosa che andrà a vantaggio della collettività, non avremo più problemi di spurgo e tante altre cose connesse. Il dissalatore è un'altra cosa ottima, perché non siamo più a aspettare le navi che arrivano e che portano l'acqua, e che veramente avremo la fornitura sull'isola e la possibilità di produrre direttamente l'acqua sull'isola, e quindi penso che per la collettività di Vulcano questo può essere solo un vantaggio, non uno svantaggio. E l'ultima cosa, la questione degli alberi, si è parlato di strage, a che punto è? Ma non c'è stata nessuna strage, sono stati tagliati 3 alberi di eucaliptus che si trovavano sulla strada e che con le radici creavano dei danni, sono stati puntualmente autorizzati dalla guardia forestale. Ma non si poteva non si potevano creare delle aiuole per salvarle, visto che insomma quanto un albero è importante? Sì, infatti con l'albero di ficus stiamo cercando di fare quello, perché l'albero diciamo che faceva dei danni alla struttura, quella che confina. Gli alberi di eucaliptus purtroppo è difficile contenerli perché si sa com'è che sono, che hanno delle radici molto invadenti. Abbiamo cercato di arginare, ci siamo affidati ai tecnici, abbiamo fatto quello che hanno ritenuto più opportuno e ci siamo fidati, e penso che il lavoro adesso sarà sotto gli occhi di tutti, sarà un bel lavoro per l'isola sicuramente. Bene, abbiamo completato, grazie al vicepresidente della circoscrizione di Vulcano, Angelo Messina, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliari, grazie anche a voi, arrivederci.